Mi spiace, l'ho detto a loro e lo riconfermo, l'autonomia del Consiglio regionale è anche quella di fare le leggi, in quanto all'interno del Consiglio regionale ci sono 60 consiglieri regionali eletti democraticamente dal popolo sardo, i quali hanno a cuore le stesse preoccupazioni che hanno i firmatari della proposta di legge. I comitati giustamente si trovano in una situazione anche di tensione, di preoccupazione, però è la stessa tensione, la stessa preoccupazione che hanno i 60 consiglieri regionali. Io credo che non debba mai apparire un messaggio che all'interno del Consiglio regionale non ci siano sardi, non ci siano persone, uomini e donne che hanno stesso cuore i problemi della Sardegna. Noi viviamo in questa terra, noi abbiamo figli, noi abbiamo mogli, noi abbiamo parenti, noi abbiamo amici che hanno la stessa paura e la tensione nei confronti delle leggi che facciamo. Quindi quel carico di tensione ce l'abbiamo anche noi. Lo portiamo avanti in maniera diversa, all'interno del Consiglio regionale, dove dobbiamo fare le leggi, e loro attraverso comitati democratici importanti, che però non possono rappresentare e svolgere un lavoro che devono fare i Consigli regionali.